Ehi ragazzi, quest'oggi parleremo di un argomento davvero molto importante per tutti coloro che amano FIFA e i giochi di calcio. Senza perderci in altre chiacchiere, non quelle che si mangiano, Ecco a voi la recensione di FIFA 16! Eccoci qua ragazzi, parlando senza mezzi termini, FIFA 15 è stata una delusione. FIFA 16 promette di essere migliore. Infatti, se la EA vuole continuare a competere con PES 2016, quest'ultimo, comunque nettamente migliore rispetto agli anni passati, non ha altra scelta che esserlo. Sin da subito EA Sports ha detto che l'obiettivo di quest'anno sarebbe stato quello di migliorare il gioco dell'anno scorso e la nuova demo lo ha ribadito ulteriormente. Sono bastate infatti alcune partite per rendersi conto che tutte le aree di gioco si sono evolute e che l'esperienza di calcio qui offerta è molto più solida e coesa rispetto all'anno scorso. La grande novità di FIFA 16, almeno diciamo in termini di marketing, è l'introduzione del tanto richiesto calcio femminile. Saranno presenti solo 12 squadre nazionali nella versione finale e possono giocare solo tra di loro, quindi donne contro donne, maschi contro maschi. Ma la demo include già due squadre, ovvero la Germania e gli Stati Uniti. Grazie a questa introduzione nella demo ci è permesso di farci un'idea di come sarà giocare con le squadre femminili. Personalmente, giocare con le donne mi è piaciuto molto. Per non parlare, ragazzi, dell'attaccante della Germania, Sasic, conosciuto anche come Salsiccia. Dovete assolutamente avere Sasic, detta Salsiccia, in attacco. È una cosa assurda. Per chi ha anche una connessione a internet più o meno decente, la demo ci permette anche di provare un'altra delle novità di FIFA 16, ovvero la modalità Foot Draft. Questa variante della modalità Ultimate Team permette ai giocatori di creare una squadra con opzioni scelte a caso per ogni posizione sul campo. EA, da come potete notare, quindi sta attuando molti altri cambiamenti nell'esperienza di gioco, con una modalità carriera migliorata, nuovi giochi di abilità e altri molti dettagli minori. Il miglioramento però più evidente sta nella percezione immediata che il gioco sia più solido e raffinato rispetto al passato e più equilibrato in tutte le zone del campo, offrendo un'esperienza di calcio estremamente realistica. FIFA 16 quindi si dimostra avere davvero un ottimo potenziale. Ma la grande novità è ciò che l'EA definisce Passing with Purpose, ovvero passaggio con uno scopo. Si tratta di una nuova funzione che può essere attivata con R1X per la PS4 e permette in sostanza di seguire passaggi più forti. È un buon modo per cercare di passare attraverso gli avversari sprovveduti o avere meno possibilità che la palla venga intercettata. Bisogna stare comunque attenti, poiché ricordiamo che FIFA 16 è incentrato molto sulla realistica, quindi i passaggi più concitati possono essere difficili da controllare in modo perfetto. Una delle critiche maggiori rivolta a FIFA, soprattutto a FIFA 15, era il sistema difensivo. La difesa nell'edizione dell'anno scorso è stato un vero incubo, parliamoci chiaro, e molte partite si concludevano con i giocatori che preferivano giocare solo in attacco. Tutti i sistemi di difesa sono stati rinnovati in FIFA 16, e per fortuna, e la difesa si rivela ancora una volta un compito soddisfacente ed efficace. Per fortuna i giocatori riescono a posizionarsi meglio e hanno una maggiore probabilità di intercettare la palla o anticipare l'avversario in modo più efficace. L'IA, ovvero quando giochiamo player versus computer, soprattutto nelle difficoltà più elevate, è davvero un osso duro. Avrete davvero bisogno di un sacco di pazienza, prestare la massima attenzione e avere un pizzico di fortuna. Ciò che in realtà è difficile in FIFA 16 è giocare bene a calcio. FIFA 16 è davvero un gioco molto realistico, forse anche troppo. Ci sono diversi cambiamenti a cui i giocatori dovranno abituarsi e se non si ha padronanza di tutti questi elementi si avranno seri problemi con il gioco. La preoccupazione è che i giocatori che hanno difficoltà ad adattarsi potrebbero trovare FIFA 16 un'esperienza noiosa e anche frustrante. Ora, diciamo che non rimane che attendere la versione finale del gioco, ovviamente. Non solo per vedere le modifiche finali che l'EA Sports ha implementato, ma anche vedere come il gioco si svilupperà nel tempo. Quindi, non resta che capire se anche questo è l'anno di FIFA.
Eccoci alla fine, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto e spero anche che siate riusciti a capire se FIFA 16 è effettivamente il gioco che fa per voi e se vi può piacere anche come gioco. Mi raccomando, adesso, se il video vi è piaciuto, voi sapete cosa dovete fare, vero? Dovete lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e, già che ci siete, dovete, se vi va, passare dalla mia pagina ufficiale di Facebook, Francesco Lumare, e anche su Instagram, Francesco Lumare. Bella, ragazzi!